sicuramente una grande soddisfazione poter arrivare a tirare proprio questo bilancio degli eventi che hanno attraversato tutta l'estate di Figline Incisa. Un lavoro enorme fatto dall'Ufficio Cultura e Marketing Territoriale che ci ha permesso di avere oltre 67 eventi sul territorio in 18 location diverse, perché abbiamo attraversato tantissime piazze e luoghi del nostro comune, partendo ovviamente dalla piazza Marcello Ficino fino ad arrivare alle frazioni come quella del Burchio o di Gaville. Ciascuna ha ospitato un evento diverso proprio per cercare di far arrivare capillarmente le politiche culturali in tutti i pezzetti del territorio stesso. Un insieme di eventi anche dedicato a diversi pubblici, dai bambini agli adulti, dedicato alla musica, al cinema, all'intrattenimento, e un impegno che ha portato sui nostri palcoscenici 147 artisti, quindi un segnale vero e potente di come ci fosse bisogno di far ripartire la cultura, di ritrovare gli artisti che ci erano mancati e ci sono mancati per così tanti mesi di chiusure legate al Covid, e quindi davvero un segno di controtendenza anche rispetto alla stagione purtroppo dell'emergenza sanitaria. Ci auspichiamo che questo sia solo un piccolo punto di partenza, perché tanti sono gli appuntamenti che arriveranno anche nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, a partire dal Festival della Cultura Digitale i primi di ottobre fino alla Piazza dei Libri ed Incisa dedicata alle nostre biblioteche, per proseguire poi con la mostra dei restauri presso il Palazzo Pretorio che si svolgerà alla fine dell'anno. Quindi un grande programma che abbiamo per i prossimi mesi, il segno concreto della ripartenza che è stato anche apprezzato dal nostro pubblico, perché i 67 eventi hanno avuto oltre 4.500 spettatori, quindi numeri davvero importanti, segno che le persone avevano davvero voglia di potersi ritrovare insieme ed essere pubblico.